Raga, è successa la roba più strana in assoluto in tutta la mia vita, vi giuro. Allora, a parte, guardate l'orario, sono le 4:10 e mi ha scritto Ehi Marin, ok? Mi ha scritto Ehi, io ho scritto i punti di domanda perché lei non mi rispondeva, prima mi scrivevi, poi non mi risponde. Si era appena svegliata, eccetera, eccetera. Comunque, hai degli impegni? Io ragazzi domani dovevo registrare, però comunque le ho detto che potevo rimandarli. E lei fa sicuro? Eh sì, se ti ho detto di sì, sono sicuro. Qualsiasi cosa ti dirò d'ora in poi, solo grazie ai biscottini. Ok, e niente, lei non mi ha risposto per un po', stava scrivendo, io ho detto, però, cioè, dimmi qualcosa. E lei ha scritto: io giovedì, oggi tecnicamente ragazzi, perché sono le 4 e lei mi scrive a quest'ora all'ultimo, torna a Lande. Siccome alcuni temi non hanno buone coincidenze, devo tipo aspettare tempo in alcuni cambi. E qui io ragazzi non avevo capito, e quindi ero un po' confuso. E qui arrivo al punto, e guardate, volendo potremmo trovarci per quel poco tempo che ho a disposizione tra un treno e l'altro. Basta che mi dici una stazione comoda e vedo se riesco a venirci. Raga, cioè, è un appuntamento. E qui dice di no perché è confusa, evidentemente. E molto confusa. E le ho detto Milano, ragazzi, giustamente perché per me è comodo andare a Milano. E è il suo regalo di compleanno. Cioè, che mi ha detto che i biscottini l'hanno ideato senza nemmeno dirmelo. Cioè, nessuno me l'ha spoilerato. E quindi l'ho chiesto se potevo registrare. E quindi, ecco. Ragazzi, devo andare a assolutamente letto perché sono agitato come non avete idea, ragazzi. Buonanotte e ci vediamo domani. Lei mi ha detto che posso registrare, quindi vi farò vedere tutto quanto. Preparatevi. Buonanotte. Ma perché sono sempre in ritardo? Sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo. Sono in ritardo, sono in ritardo. La macchina! Ragazzi, non sono riuscito a dormire stanotte. Ma io dico, ma non poteva avvisarmi prima, tipo un giorno, 2 giorni, no, la sera prima. Cioè io stanotte non sono riuscito a dormire, sono andato a letto con l'ansia. Io non so che cosa fare oggi. Che cosa le faccio fare? Cioè che... Poi ragazzi, tra l'altro, l'altro giorno ho guardato una sua live e ho visto che parlava del fatto che non le piace fare aperitivi, non le piace andare ai ristoranti, non le piace fare un sacco di cose che alle persone normali piacciono e quindi non so... Cioè... Però comunque ragazzi, pensandoci, bene o male, tutti gli appuntamenti finora sono stati in città o comunque in luoghi chiusi, non siamo mai stati all'aperto. E l'altro giorno in una sua live, che tra l'altro ragazzi ho messo la sua maglietta per fare colpo, in una sua live ha detto che le piacciono gli appuntamenti nel verde. Quindi adesso io vado a prenderla, vado in stazione, faccio finta di voler fare un appuntamento a Milano e la porto nel verde. Che non so dove sia. Che poi, che cavolo, è appena uscita la nuova season di Fortnite. Quindi, ecco, adesso andrò a prenderla. E dopo aver fatto il giro nel verde, la porterò nella mia postazione. Comunque, ragazzi, mi raccomando, sto per fare qualcosa di veramente assurdo. Ho un'ansia assurda. Supportatemi lasciando 10.000 mi piace sotto questo video. E vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Ok, è arrivato il momento di partire. Ok, ragazzi, sono appena arrivato, sono super in ritardo, devo andarla a prendere in stazione e poi devo portarla a fare un giro. Sono letteralmente in ansia, vado assolutamente subitissimo a prenderla. Voi aspettatemi qui, lascio la cama accesa perché appena entriamo voglio farvi vedere la reaction di noi che entriamo. Sono in ansia tantissimo, arrivo, ciao. Ok. Sali pure. Ok. Qui davanti, vicino. Ciao. Ah. Ho tenuto a registrare. E bisogna la mascherina in macchina, bisogna toglierla. Giusto, è vero. Devo togliere la mascherina, hai ragione. Che stupida. Metti la cintura. Allora, adesso ti spiego un attimo che cosa faremo. Dato che ho visto la live in cui parlavi del verde, ho solo 3 ore. andiamo veloci. Ma dove vuoi? Sorpresa! E che cosa ti aspetti da oggi? Tanti auguri, è ritardo. Grazie Ma mille. non accelerare?
un po' un sentiero un po'... Però siamo nel verde. Ma dove mi stai portando? Ma non c'è l'asfalto! È una strada sterrata grande questa! Hai detto nel verde! Ho capito, ma non tra le macchie! È verde! Stiamo... Ho 3 ore io, eh? Ho 3 ore. Allora, stiamo qui un attimino e poi andiamo a fare i video, ok? Video? Vuoi giocare un po' a Fortnite? Ho la Switch in valigia! Se vuoi. No, prima un po' di verde. Posso portare anche la Switch nel verde? No! Nel verde! What? Nel verde! Luke? Nel verde. Eh? Eh? Io? Cosa? Dove? Cosa? Ma prima di tutto perché? Cosa? Ma cosa? 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 Che cosa? 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 Siamo arrivati? Cosa? Ragazzi! Non ci avevo. Posso portarla? Sì, è tutta tua. Grazie. Mamma mia, che capelli del cavolo. Perché? Sono tutti... Posso tagliarteli io? No. Dai, no. Dai, non lo so, vabbè, iniziamo a fare una passeggiata. Siamo nel verde, ragazzi, guardate. Siamo nel verde. Sei felice? Praticamente ho scelto questo posto perché ci sono gli insetti. Lei in live l'ha detto, ha detto mille volte, ha detto non mi piace andare a mangiare la pizza, non mi piace andare agli aperitivi. E facciamo un giro nel verde. La prima cosa che vedremo, ragazzi, la prima cosa che vedremo sono io. Ciao. No, ok, gli ho rubato la cam perché... Perché sì, devo registrare ogni singolo istante di questa passeggiata perché voi dovete essere, anche io ci devo essere partecipi. Scusa. Del fatto che questo essere, questo individuo mi sta portando in un posto sperduto. Io non so dove siamo. Solo una strada sterrata, non so come tornare in stazione. Tra l'altro, ragazzi, volevo portare il telo, ma ha piovuto da poco, quindi farebbe schifo. Tipo, ti piacerebbe essere su un telo con me? Quanto puoi passeggiare esattamente? Allora, guarda la tua destra. C'è il fiume. Ti piace il fiume? C'è del fango in terra. Io devo tornare a casa. Come lo spiego a mia madre che ho il fango. E che cosa fai tu nella natura di solito? Dove ti porto? Carino, carino. Ok, lo ammetto, è carino. Io scappo. No, la mia domanda è: dove vado? Stai scappando tu? Oh mio Dio, sono troppo vecchia per queste cose. Ma hai fatto 2 passi. Quindi la tua idea, quando ieri sera ti ho scritto, è stata... In realtà non avevo nessuna idea, solo che tu hai detto che non ti piaceva andare nei posti tipo con le cose vestiti bene. Allora mi sono vestito bene con la tua maglietta e siamo qui. Che bella maglietta. 3, 2, 1. Gara! Facciamo una cosa, noi adesso andiamo a fare 2 passi e le faccio vedere un po' di qua. Noi ci vediamo. Ragazzi, alla fine abbiamo fatto qualcosa che non avremmo dovuto fare. E è tipo tutta roba che punge questa. Abbiamo corso perché, dato che punge e noi abbiamo le gambe scoperte, fa male, quindi abbiamo corso per sentire meno male, ma mi stanno scoppiando le gambe. C'è un problema, ossia che in teoria qui dovevamo stare sulla spiaggia a vedere il fiume. E invece? Non è rimasto fiume! Cioè arriva qui il fiume, sulla strada, è tutto fiume! Perché? Cosa c'è? Le vespe! Oh, occhio, ti si pungono. Siamo in un posto del cavolo. A te non piacciono gli aperitivi e le pizze? Tu mi ci hai portato qua. Dovevi dire che ti piacevano gli aperitivi. Ho capito, ma... Oddio. Oh no. Ok, ragazzi. Vado. Ok. Che cavolo, ragazzi, ma punge tutto qui, ma non è possibile. Che male. Vuoi sbrigarti? Ok, ragazzi, vediamo la sua tecnica per passare le spine. Siete pronti per vedere qualcosa di epico? Fra 3, 2, 1, vai! E niente. Corri! Allora, facciamo così. Se io arrivo per primo, scelgo un posto in cui portarti e tu non potrai rifiutare. Non
Se arrivi prima tu, potrai andartene subito. Che male. Mamma mia, giustamente lei l'ho lasciata indietro, adesso mi sa che vado a prenderla. Però sono stanco. Adesso ragazzi, senza dirglielo, la porterò a casa mia. Ci sarà un po' di strada, quindi le dirò magari di bendarsi o di chiudere gli occhi. E la porterò alla mia postazione. Vado a prenderla. Comunque siamo d'accordo su una cosa. Cosa? Ossia che devi coprirti gli occhi. No, basta. Eh sì. Allora, ci devono essere le prove di questa cosa, ok? Allora. Ok. Dove vai? Oh. Aia! Ok, ragazzi, sono sudatissimo, mi hanno punto un sacco di insetti, ma ora è arrivato il momento della vera sorpresa. Ragazzi, mi dici dove andare? Stavo giusto per Dai, dirvelo. Prego. Vi faccio vedere una cosa. Ciao! Ciao. Ferma, non andare indietro, potresti fare dei danni. Come va? Male. Com'è andato il viaggio? Hai sentito un po' di porte? No. Siamo al chiuso ora. Siamo in una pasticceria. Davvero? No, prima devi darmi la mano. Vieni con me. Ok, devi darmi la mano. No. Dammi la mano. Devi venire. No. Ho paura. Devi venire qui. E qui dove? Fai un passo. Allora, puoi sederti. Esattamente. Ora. Ok, ora. Esatto, brava. Cos'è quel coso? Posso? No. Dai. Siediti bene. E ora puoi toglierti la maschera. Esatto, siamo qui. No, Luke, no. No, Luke. Dai, no, dobbiamo no, fare Luke, un po' no, di video. Io devo tornare a casa. No, no. Guarda che cosa ho preparato. Ho preparato Fortnite 1, noi, e Fortnite 2. Sono tutti e tre e sono solo per te. Ma cosa ci faccio? Sei ufficialmente imprigionata. No, Luke, devo andare veramente. 2 hours later. Ormai sei imprigionata. No. E non te ne sei neanche accorta. No, quindi, no, Luke, ragazzi, Luke. Stiamo ufficialmente per registrare un po' di video insieme. Hai voglia? Comunque, ragazzi, noi ci vediamo tra pochissimo. E i video li vedrete nei prossimi giorni sul canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi assolutamente. Se volete qualche spoiler, passate da lei. Ci vediamo al prossimo video. No, non è ancora finito, non è finito, ragazzi. Ragazzi, abbiamo registrato tutti i video. Siamo stanchissimi. Tra l'altro adesso, ragazzi, dovrò prendere e riaccompagnarla in stazione perché tornerà a Lande. A Dottor Dino Lande? E niente, ti sei divertita un pochino oggi? E ragazzi, io mi sono divertito tanto, dai. Abbiamo corso, siamo andati in giro, sono venuto a prenderti, abbiamo fatto i video. Hai giocato anche a Fortnite? Da quant'è che non giocavi a Fortnite da un computer? Boh, secondo me è stato un bel appuntamento. Che tra l'altro, ragazzi, ogni settimana Se non partiamo subito in ritardo. Guarda che mi parte il treno. Andiamo. Veloce. Ferma. Una cosa. Vieni qua. Ok, andiamo, volevo fare una cosa. No, è tardi. Andiamo. Ragazzi, grazie mille per essere. È tardi. Ma fammi fare l'altro. Noi ci vediamo al prossimo video. Saluta. Ciao, bella, scusatemi, bella. Ciao. Bella. E anche il quinto appuntamento è finito, ragazzi. E fa niente, se lei non lo considera un appuntamento, per me lo era. Purtroppo ho dovuto portarla di fretta alla stazione e non ho avuto il tempo di dirle nulla. Vorrei avere un'altra possibilità per stare insieme. Comunque, oggi mi sono divertito tantissimo e spero si sia divertita anche lei. E se non è stato così, beh, poco importa, perché mi impegnerò al massimo. E per il sesto appuntamento organizzerò qualcosa di davvero epico. Le farò passare la giornata più bella della sua vita. Ce la posso fare. Ce la devo fare. E sono sicuro che prima o poi la conquisterò.